delle armature pesanti che ovviamente erano pensate proprio per questo tipo di eventi, oltre che naturalmente essere mutuate dalle armature vere e proprie che venivano usate durante le battaglie di quell'epoca. Quindi uno spettacolo sì, ma anche una rievocazione storica, un po' di ripasso di storia, davvero molto bello, con grande cura anche dei dettagli, perché per esempio anche la sabbia sulla quale si ispirano cavalli e cavalieri ha un'altezza, ha una qualità, è stata certificata dai servizi veterinari rispettivi dell'ASL per la totale sicurezza di questi animali, di questi meravigliosi cavalli che sono addestrati anche alla musica, ai rumori e al vostro applauso. Dunque davvero molto bello verificare questo spettacolo. Ripeto, la prima la sfilata e poi una prima esibizione corale. Direi la grandissima scuola di equitazione, accogliamo tanti tanti bambini, tante bambine con qualche diversità, e devo dire che sì, vengono guariti perché lì potrò via, caro Peppe, la fa da padrona. Sì, veramente l'importante, come diceva Linio, è che il cavaliere non venisse risarcionato, perché una volta che finivi a terra succedeva praticamente il capitano del campo. Il nostro Alfonso, il capitano del campo. Lui è colui che ha sentenziato la prima tornata. Un attimo di silenzio. Adesso vedo, scusa. Cavaliere bianco si è giudicato i primi tre punti. Io ho paura solo a guardare, insomma. Immaginate! Mamma mia, ragazzi! Ed è una simulazione! Questa è la prima manche, vero capitano? Dunque, 3-0 per il cavaliere bianco. Vai! Silenzio! Via! Tre al nero, siamo pari. E dunque c'è un sostanziale pareggio. E per tutti i fiati, per il bianco o per il nero? Nero, bianco, il pubblico è diviso a metà. Azzurro. Ieri, è scudata la viraga. Pronti a partire? 2, 1, via! Tre punti al cavaliere bianco, e dunque vince il cavaliere bianco. Eccoli qua, parte la musica, la riconoscete, è quella del gladiatore. Vengono al centro campo, un grande applauso anche al cavaliere nero. Molto bello. Un tempo ricorderete che veniva fatto un fiocco e donato alla dama del proprio cuore. Vabbè, questo ovviamente lo abbiamo superato. Di parità. Beh, allora abbiamo da te. E per finire Livio Porcea su Palo, quartiere Rocca. La Rocca. Un grande applauso a tutti. Vai. Allora, la gara sotto la guida feroce del capitano di campo, applausone al capitano di campo, si svolgerà ad eliminazioni progressive. Cioè, volta per volta, ad ogni tornata saranno eliminati due cavalieri, a meno che qualcuno non incappi, mi corregge il capitano, della squadra. Ricordo, galoppo
e tiro al volo, altrimenti c'è la squalifica immediata. Ai suoi ordini, capitano. Parte? Parte il primo. Parte Asia con Shalan. C'è un microfono. Sfidiamo il notaro. Mi ha dato il permesso. Posso parlare? Ecco che galoppo. Fuori. Zero. Seconda. Arianna Salzano con Gitano. Vai! Brava! 8 punti! Segue Francesca Piccolo con Hope in You! Inglesista! Vai Francesca! Vai! Quindi 0! Amedeo del Buono Metallo. Sei punti per Amedeo. Giulia del Recuso con Governador. La vostra Giulia. Eccola qui, la ragazza di Acerra, vai. Sei punti per Giulia. Segue Ferrara Fioravance con Chocolat. Furia cavallo del guerra. Tanta fuma, tanta vita. Zero punti per Ferrara. Nessuno fuma. Flamenco, preparati. Niente. No. Zero punti per Cristina Votari. Liviu Porcea con Paro. Mare per 6. Olè! 6 punti per Liviu. Cavallo era più alta, c'è un po' di differenza, cioè. E infatti dal 3-4 in finale devono rientrare, forza, andiamo. Eccoli che rientrano. E adesso naturalmente sulla base dei punteggi conquistati ci sarà il primo verdetto del capitano di campo. Almeno un'altra mano. Un'altra toccata. Hanno diritto dunque tutti ad un altro tentativo e poi si farà la somma dei due punteggi.